Buongiorno a tutti, io sono Luca Santeria e sono un neolaureato in ingegneria gestionale e magistrale dell'Università di Studi di Salerno. In particolare, prima ho conseguito la laurea triennale in ingegneria gestionale sempre all'Università di Studi di Salerno e ancora prima la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Monsignor Bartolomeo Mangino di Pagani. L'università mi ha dato tanto. Devo dire, il campus di Fisciano mi ha dato molto, sia per la possibilità di interfacciarmi con figure professionali importanti nel settore industriale, ma oltre questo la possibilità, insieme ad altri miei due colleghi, di poter lavorare e creare una startup che si chiama Zeolab e insieme ai miei due colleghi Giovanni Sant'Angelo e Salvatore Oliva, che ci ha dato la possibilità di crescere dal punto di vista sia personale ma anche professionale per le esperienze che abbiamo fatto nel corso di questi anni. E inoltre l'università mi ha permesso di andare a lavorare con problemi reali e andare a ingegnerizzare tali problemi, quindi andare a risolvere le problematiche tramite appunto diciamo, la logica del problem solving fondamentalmente. Diciamo che gli ambiti professionali che più mi interessano sono sicuramente l'automotive, che è un ambito che io amo, e l'ambito logistico, che ha suscitato in me nel percorso di studi magistrale un spiccato interesse, ma soprattutto una passione forte per questo ambito ingegneristico. Inoltre, il mio auspicio per il lavoro è di lavorare in un ambiente in cui ci sia assolutamente il lavoro di squadra, che è fondamentale a mio avviso, ma soprattutto la possibilità di crescere ancora di più dal punto di vista professionale. L'università mi ha dato le basi, ma quello che mi aspetto nel mio lavoro ideale è di crescere ancora di più fino ad arrivare a diventare bravo in quello che faccio. E oltre questo, non studio solo non ho studiato solo ingegneria, ma ho fatto anche altro. Studio il basso elettrico e sono il basso elettrico ancora oggi. Sono ormai 8 anni che faccio questo. E inoltre pratico sport, in particolare il nuoto, anche se in passato ho praticato il karate, e oltre al basket fondamentalmente. Nel futuro voglio ancora continuare a fare queste cose perché mi hanno insegnato tanto, non solo dal punto di vista didattico, la musica, eccetera, ma anche dal punto di vista umano, che secondo me è importantissimo anche su un posto di lavoro. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e vi rinnovo il buongiorno. Arrivederci.